Vi linkerò qui sotto il video e ve lo lascio a fondo video. E oggi invece vi parlo dei trattamenti, quindi contorno occhi, sieri e creme. Per quanto invece riguarda la skincare settimanale, diciamo, quindi maschere, eccetera, eccetera, ve ne parlerò in un video a parte. Allora, ho deciso di suddividere così i video, un po' per cambiare, per non fare sempre i soliti video, ma soprattutto perché per quanto riguarda i trattamenti, io ho una skincare routine bella strutturata a sto giro, non tanto per la quantità dei prodotti, perché è sempre la stessa quella che uso, ma perché uso dei prodotti delle stesse marche mattina e sera che vanno, a mio avviso, a interagire ottimamente sul mio tipo di pelle. Cominciamo quindi da quello che applico come prima cosa una volta che ho deterso il viso e applicato il tonico. In prima battuta applico sempre e comunque il siero viso. E sono due siero viso che sto utilizzando, uno alla mattina, questo, e uno alla sera. Di questi sieri vi ho fatto un video recensione specifico, anche questo ve lo lascerò a fondo video e ve lo linkerò, non mi voglio dilungare troppo in questa sede. Sono i sieri di Poppy Austin, questi li trovate su Amazon. Poppy Austin è un'azienda americana che ha una particolare filosofia nella produzione dei suoi prodotti, è tutta gestione femminile, non sono prodotti certificati bio, ma sono prodotti naturali, quindi gli ingredienti sono tutti naturali, sono cruelty free e se non mi sbaglio, perché li seguo su Instagram, hanno ottenuto da poco il riconoscimento come vegan ok. Non mi vorrei sbagliare, ma mi pare di sì. Comunque, che cosa utilizzo? Utilizzo questo, il Hyaluronic Acid with Vitamin C and Green Tea al mattino. Quindi questo siero a base di acido ialuronico e con aggiunta di vitamina C e tè verde. Ci sono anche tantissimi altri ingredienti. Nel video in cui ve ne parlo nello specifico, specifico tutto quanto. È come vedete un siero che si presenta così con la pompetta dosatrice, è piuttosto liquido ed è un siero molto molto idratante. Io noto soprattutto l'efficacia molto idratante al mattino, illuminante e distensiva del viso. Io vedo proprio che il viso si distende, più che rimpolpato è bello teso, turgido. Mi piace veramente tantissimo l'effetto che vedo e che riscontro nel tempo, perché io questi sieri li sto usando da parecchio. Ho fatto un'interruzione per utilizzare completamente, diciamo così, come da istruzioni, il trattamento Eutimia che avevo ricevuto dall'azienda, però ne avevo già usati un mese prima di quel trattamento e ho ripreso ad utilizzarli già da un mese e mi sto trovando veramente veramente benissimo. La sera invece applico questo che è invece il siero proprio alla vitamina C. È la vitamina C qui come concentrazione, se non mi sbaglio, al 18%. Questo siero rispetto a questo all'acido ialuronico è più liquido come texture proprio e leggermente meno idratante, però rispetto ad altri sieri la vitamina C non è disseccante sul viso, comunque dà un primo step di idratazione leggero, ma lo dà. L'effetto di questo siero è decisamente schiarente. Io parlo sempre per il mio tipo di pelle. Io non ho macchie solari, ne ho una piccolissima in questa zona, ma veramente leggerissima. Più che altro io presento cicatrici barra macchioline da vecchia acne. Presento una pelle molto reattiva con rossori diffusi in determinati periodi dell'anno e per svariate ragioni. E io trovo che questo siero mi aiuti moltissimo ad uniformare il viso, ma non solo ad uniformarlo, proprio a schiarirlo. L'avete constatato anche voi quando ho fatto un Get Ready With Me mentre utilizzavo questo siero, che i miei rossori sono decisamente, decisamente migliorati. Tant'è che sto utilizzando anche un make-up molto più leggero di quello che uso di solito. Anche oggi ho il
fondotinta di Essence che ha una copertura media, non eccessiva, e non presento brufoli e cose di questo genere, e comunque rossori vari. Io noto veramente questo effetto tantissimo e una bellissima luminosità al viso. Lo noto utilizzando queste sere insieme, uno al mattino e uno alla sera. Vedo proprio il viso più limpido, più luminoso, più disteso, ed è anche un periodo in cui non sto particolarmente bene, sto pure dormendo poco. Sono ottimi, tante di voi li avete comprati. Mi fa tanto piacere, tante li conoscevate già, ma tante di voi li avete comprati quando ne ho parlato e mi avete dato un feedback molto molto positivo. Io a questi sieri facevo la corte da tantissimo tempo, mi sono poi stati regalati per il compleanno, mi pare che facciano parte dei prodotti Prime su Amazon, hanno un costo irrisorio perché si tratta di 60 ml di prodotto con ingredienti ottimi, che costano circa 20, 22, 25 euro l'uno, perché praticamente sono sempre in offerta. Mi piacciono veramente tantissimo. Ah, ecco l'ultima cosa: perché li uso prima del contorno occhi? Perché si possono usare anche sul contorno occhi, e anche questo è un plus importante. Passiamo quindi a questo punto al contorno occhi. Il mio contorno occhi della sera, che adoro alla follia, è il famosissimo Clinique All About Eyes Rich, quindi in questa versione balsamo praticamente. Ne ho tanto così, come vedete ne ho usati 2/3. Questo è un prodotto che ho ripreso in mano, l'avevo usato tra la fine dell'inverno scorso e tutta la primavera scorsa, l'avevo abbandonato in estate perché appunto un balsamo bello ricco, e l'ho ripreso in mano poi in inverno. Innanzitutto rende in una maniera pazzesca perché sono 15 ml di prodotto, ma durano tantissimo perché veramente basta poco poco prodotto. Io lo utilizzo solo la sera, ma mi è capitato in particolari giornate di freddo estremo di utilizzarlo anche di giorno, perché sì è un balsamo, sì è ricco, ma si massaggia molto bene sul contorno occhi e viene molto facilmente assorbito dalla pelle. Una volta massaggiato non lascia nessun residuo unto e vi potete truccare tranquillamente. È un contorno occhi ottimo per chi come me ha in quella zona molto secca. Io ho notato che se utilizzo dei prodotti antirughe, anche idratanti, ma con una funzione specifica antirughe e basta, non ottengo l'effetto che ottengo con questo, che è un prodotto altamente nutriente ma con nessuna specifica antirughe. È un contorno occhi globale, di fatto molto idratante e molto nutriente. Mi sono resa conto nel tempo che nonostante io vada avanti con l'età e quindi necessiti di prodotti con funzionalità specifiche anti-age, se io tolgo un prodotto molto idratante dal mio contorno occhi, specialmente la notte, ottengo l'effetto contrario. Non c'è nessun principio attivo anti-age che mi va a funzionare perché di base il mio contorno occhi è secco. Quindi comunque alla base di un buon trattamento anti-age in generale sta un'ottima idratazione, un ottimo nutrimento della pelle. Io questo lo amo alla follia, sarei anche tentata di ricomprarlo una volta terminato, ma voglio assolutamente provare quello all'avocado di Kiehl's, di cui ho sentito cose meravigliose, però io questo ve lo consiglio. Non costa poco, ma dura un'eternità. Al mattino invece vado ad alternare due contorno occhi. Diciamo che quello che utilizzo di più è questo, di cui anche qui vi avevo già parlato, perché anche questo l'ho ripreso in mano con l'inizio dell'inverno, diciamo, dei primi freddi, ma l'avevo già usato in primavera. È questo contorno occhi molto particolare che si presenta così in questo vasetto di vetro, e all'interno è contenuta una crema gel trasparente con tutte queste perle. Non so se lo potete vedere. Questo è un prodotto di Simon & Tom che mi è stato inviato. Anche Simon & Tom, che è un'azienda spagnola, vende attraverso Amazon. Io qui sotto vi lascio come sempre il nome specifico di tutti i prodotti. Se voi su Amazon in ricerca andate a inserire il prodotto, vi si apre direttamente il link.
Io ve l'ho detto tante volte, non sono affiliata a Amazon, non ho link affiliati, ma compro moltissimo da Amazon. In questo caso il prodotto mi è stato inviato, ma nel caso dei seri di Poppy Austin, questi sono stati acquistati appunto su Amazon e io compro molto su Amazon. E la sezione beauty secondo me è veramente parecchio interessante. Io prima di andare su qualsiasi altro sito vado sempre su Amazon. Questo si chiama Pure Hydra Pearl Perfection Eye Cream. Mi sono segnata le notizie principali. Si tratta comunque di una crema gel che contiene appunto queste perle che in primo luogo decongestiona all'istante la zona e la illumina molto. Per questo mi piace molto usarlo al mattino, perché effettivamente se avete l'occhio stanco, e io ce l'ho spesso, questo effetto rinfrescante e illuminante lo vedete all'istante proprio. Queste perle contengono le cellule staminali di argan e che sono ottimamente conservate, perché ha proprio la caratteristica di questo contorno occhi è di avere il principio attivo principale assolutamente ben conservato all'interno della perla, che voi andate a prelevare con la spatolina che viene nella sua scatolina con il contorno occhi e poi andate a far esplodere tra le dita, a picchiettare e a massaggiare sul contorno occhi. Il gel è praticamente un puro acido ialuronico, quindi la combinazione di acido ialuronico che va a idratare moltissimo e stimolare la produzione naturale di collagene, con questa tecnologia appunto di cellule staminali di argan, va a nutrire la zona, ma soprattutto a dare un effetto anti-age con l'andare del tempo. Quindi immediatamente appunto avete questa zona liscia e luminosa, ma con l'andare del tempo io ho notato anche un'effettiva riduzione delle micro rughe di espressione nella zona del contorno occhi e sinceramente mi ci trovo benissimo. Anche Simon & Tom la trovate tramite Prime su Amazon e spesso trovate i prodotti in offerta. Adesso io non mi ricordo in questo momento quanto costi, ma parliamo di prezzi medi. Ultimamente, ve ne ho parlato nell'ultimo video dei prodotti preferiti, sto alternando ogni tanto a questo contorno occhi questo di Delidea della linea Vitis e Melograno, che ha questo pack particolare che appunto schiacciate qui, il prodotto esce da qui. Ve ne ho parlato proprio di recente, non mi soffermo, ma mi piace moltissimo perché ha un'ottima azione anti-borse e anti-occhiaie. Per quanto riguarda l'anti-borse, posso parlare relativamente, nel senso che diciamo che su di me ha un effetto sgonfiante, io non soffro di borse, però ovviamente ho il contorno occhi un po' gonfio, un po' congestionato al mattino. E questo prodotto mi aiuta in questo senso. È leggermente colorato, quindi mi dà una prima copertura all'occhiaia, diciamo che aiuta a far funzionare meglio il correttore, e lascia la zona liscia. Io noto questo, che la zona resta bella liscia, quindi anche l'applicazione dei prodotti di make-up successiva diventa molto semplice. È un prodotto piuttosto corposo, si tratta proprio di una crema che anche qui va ben massaggiata. Una volta massaggiata non va a interferire poi con il trucco e anche questo mi piace veramente tanto. Passiamo quindi alle creme. Anche per quanto riguarda le creme, torniamo a delle creme che utilizzavo in primavera, che ho sospeso in estate e che ho ripreso poi con l'inizio del freddo. Sono due creme che mi piacciono tantissimo, una giorno e una notte del marchio Bella Azul, che è il marchio spagnolo, diciamo la linea giovane di Simon & Tom, che è questa del contorno occhi di cui vi parlavo. Anche queste erano creme che mi sono state inviate, ve ne ho parlato lungamente in questa primavera, mi piacciono tantissimo. Il pack è un classico pack in vasetto di vetro, questa la vedete col tappo bianco, ma in realtà sono identiche, nascono così, ma questo era difettato, mi perdeva tutta la copertura, andava a fastidio, quindi ci ho passato sopra l'acetone e l'ho tolto completamente. Meglio così, così almeno faccio prima prendere al mattino, perché questa è la crema giorno e questa è la crema notte, che sono studiate per essere utilizzate insieme. La linea è BioSmart, la crema notte è la Advanced Repair Balm Night. Si tratta effettivamente di un balsamo molto ricco. Forse lo vedete, molto soffice, molto ricco.
Allora, voi lo sapete che ho una pelle da normale mista e quando sento parlare di balsamo ricco mi si drizzano le antenne, ho ansia proprio vera. Devo dire in questo caso però che mi sto trovando molto bene, innanzitutto perché ha una consistenza molto soffice, è proprio come texture facile da assorbire, nonostante si senta questa ricchezza sulla pelle. E poi perché comunque vado per i 43 anni di età e per quanto io abbia una pelle mista, una pelle che necessita assolutamente di nutrimento e questo è un balsamo veramente nutriente. Entrambe le creme si fondano su una tecnologia di Simon & Thom studiata utilizzando le cellule staminali delle mele svizzere. Queste cellule staminali vanno a interagire con le cellule staminali della pelle e aumentano la produzione di collagene. Per quanto riguarda la crema notte, quindi questo balsamo notte, oltre ad avere questa tecnologia che accomuna entrambe le creme, contiene burro di karité e tanti altri oli vegetali, quindi ha una funzione altamente nutriente, anti-invecchiamento, ma nel senso che va a rimpolpare il viso e al mattino il viso risulta limpido, disteso, riposato e bello tonico e io questo lo noto assolutamente. Per quanto riguarda invece la crema giorno, qui stiamo parlando di una effettiva crema giorno. Questa è l'Advanced Resurfacing Care. Qui parliamo di una texture cremosa di facilissimo assorbimento, ne basta veramente pochissima ed ha un ottimo livello di idratazione, secondo me. Per una pelle da normale secca a grassa, forse per una pelle secca, molto secca, è un po' poco, ma diciamo che copre un range di tipologia di pelle dell'80% delle donne, direi. È un ottimo prodotto, anche questo basato sulla stessa tecnologia delle cellule staminali della mela. In questo caso l'azione in più è data da un peptide, sempre brevettato da Simon & Thom, che fa un effetto Botox, quindi rende la pelle più liscia, più tesa e più levigata. Proprio fa un effetto appiattimento e sieri, quindi è tutto, come dico sempre, ogni prodotto ha un effetto, però il risultato finale lo dà l'insieme dei prodotti utilizzati. Io noto che con questa skincare ho innanzitutto le rughe principali che ho sul viso, che sono queste tre sulla fronte, si sono accorciate in lunghezza, si sono leggermente riempite, specialmente nelle parti più laterali, diciamo, hanno meno avvallamento e vedo proprio la pelle più tonica, più tesa, più luminosa, più distesa, più turgida. Mi trovo veramente benissimo. Altre azioni in più che però faccio quotidianamente sono innanzitutto la cura delle labbra. Al mattino io uso come sempre un balsamo labbra che poi è lo stesso che uso la sera ed è la prima volta nella vita che io utilizzo il famosissimo balsamo labbra di Viviverde Coop. Ne ho usato tantissimo, mi manca solo questa parte. Gode di una fama ottima e la merita perché trovo che sia un ottimo balsamo labbra idratante. Trovo che sia anche protettivo. Al mattino mi è capitato di uscire solo col balsamo labbra, io sento che mi protegge dal freddo. Però devo dire che lo trovo meno riparatore degli Alchemilla, degli addolcilabbra che io amo, di cui vi ho parlato tantissimo. Quelli io soffro proprio di labbra molto secche, ma soprattutto mi si formano dei taglietti agli angoli delle labbra quando fa molto freddo. Io trovo che gli addolcilabbra di Alchemilla vadano a riparare le zone danneggiate delle labbra. Questo me le va molto a nutrire, a lasciare morbide, ma mi ripara meno. Ha una consistenza diversa rispetto agli addolcilabbra, è molto più morbido, molto più oleoso, mentre gli addolcilabbra sono più duri e più cerosi. Forse preferisco quelli, ma mi ci sono anche abituata e mi rendo conto che questo, se ne metto troppo, mi fa un pochino di pappetta, specialmente agli angoli delle labbra, quindi devo usarne un po' meno. La sera e solo la sera metto anche questo prodotto come contorno labbra, anche di questo vi ho già parlato, è di Elan, della linea Idrata Ialuronico ed è una specie di fluido filler.
viso, occhi e labbra. Sul viso non l'ho mai provato, come contorno occhi per me è assolutamente blando, ma come contorno labbra la sera trovo che mi vada a inturgidire la zona, me la lasci molto idratata e bella morbida al mattino, quindi mi ci trovo bene. Ultimo step di cui vi voglio parlare è la crema collo. Devo essere onesta, non la uso tutti i giorni, non perché non mi piaccia, ma perché sono pigra, soprattutto la sera. Se per caso applico la skin care quando sono già pigiamata e fa un freddo cane, io non ho voglia di rispogliarmi per applicare tutta la crema collo, perché questa è una crema collo e décolleté e si può utilizzare anche sul seno. È un'ottima crema, anche questa di Simon & Tom. Ha un complesso di fitotensori che dovrebbero andare proprio a dare un immediato effetto lifting. Ora io non noto questo immediato effetto lifting, forse perché non ho neanche questa gran necessità, però noto se la uso con una certa regolarità per più giorni di fila, anche qui un lieve assottigliamento delle rughette sul collo. Quello che mi piace di più di questa crema è la texture, perché è veramente molto leggera. Considerate che l'ho usata anche d'estate, non mi andava ad appesantire, non mi andava a far sudare, si massaggia facilmente, è un ottimo prodotto. Per quanto riguarda l'effetto sul seno, non sono la persona più adatta a parlarne, perché non sono molto dotata ed in ogni caso non presento gravi problematiche né dal punto di vista dell'effetto della gravità né di smagliature eccetera eccetera. Però è un prodotto che, se volete accostare per iniziare questo tipo di trattamento, vi consiglio assolutamente, perché è veloce da utilizzare, perché ha una texture leggerissima, perché comunque lascia la zona molto ben idratata. Ho finito di spiegarvi quali sono tutti i miei passaggi della mia routine quotidiana per quanto riguarda la skin care. Scrivetemi qui sotto se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi trovate, qual è magari il prodotto a cui non potete rinunciare, specialmente in inverno. Poi volevo dirvi che ho in mente di fare un video specifico sulla cura delle mani e delle labbra, diciamo cura antifreddo, perché io personalmente